Mezz'ora fa, 40 minuti fa, stavo accingendomi per raggiungere Palazzo Sette Aprile e a Porta Mazzara i nostri poliziotti della municipale hanno arrestato due individui che stavano commettendo dei furti in un'attività commerciale accanto al tabacchi di Piazza Matteotti. E quando io sono arrivato ho visto che l'agente Sacco e qualche altro riconosciuto Sacco che stava mettendo in macchina due individui, con cui forse, da quello che mi hanno detto dopo, raggiungendo la piazza, era entrato pure in colluttazione. Quindi intanto la mia solidarietà agli agenti della Polizia Municipale che in questa non più di un'ora fa hanno tratto in arresto questi due ladri, questi due delinquenti. E questo dopo un po' è arrivata pure la polizia, ma dopo che già, diciamo, i poliziotti municipali già si erano portati via, diciamo, i due malfattori. Questo cosa ci fa indicare però, oltre alla vicinanza, e mi dispiace, spero che non abbiano avuto conseguenze fisiche i nostri agenti della Polizia Municipale che sono intervenuti, perché sarebbe questo ancora uno, diciamo, all'oltraggio, la beffa. Spero che domani questi due individui non siano di nuovo a Porta Mazzara a sorridere diciamo, a prendere in giro le nostre forze di polizia municipale proprio in maniera sfrontata, come ormai avviene in questo periodo. Però noi dobbiamo assolutamente fare sentire la nostra voce al prefetto. Cioè, se al Consiglio Comunale aperto dovesse intervenire il prefetto anche solo per ascoltare le nostre, diciamo, suppliche, e io ci sono e sono disposto a legarmi a questo scranno, ci sia una riunione col prefetto, ma con il prefetto e con i comandanti delle forze pubbliche provinciali, perché se no non ha senso. Che una ragazza sta a casa terrorizzata perché ha avuto il coraggio, come diceva lei poc'anzi, collega, di andare a fare una denuncia. Voglio sfidare quanti di voi che sono padri avrebbero messo in discussione l'incolumità e la propria vita nelle mani di una denuncia che l'indomani o lo stesso giorno o dopo 2 ore vede le stesse persone denunciate solo perché minorenni. Non ritenute quasi al 99% colpevoli, ma nello stesso tempo non li vede assolutamente fermi, ma li vede girare intorno e magari chissà che avranno pensato pure che alla prima occasione che la vedono potrebbero fare qualche altra azione negativa.